Buongiorno e benvenuti a San Cesareo sul Panaro. Oggi siamo qui perché Attacchi Design ha organizzato un incontro importantissimo a livello internazionale che si chiama Il Mondo dei Cani da Lavoro. A questa manifestazione partecipano cani della Protezione Civile, dell'Esercito, della Croce Rossa, dei corpi militari della Germania, degli Stati Uniti, della Svizzera e della Francia, e partecipiamo anche noi. Seguiteci e vi faremo vedere cosa accade nel mondo canino. Salve a tutti, sono dell'associazione Pompieri Senza Frontiere di San Marino, unità cinofila da soccorso. Siamo qui ad Attacchi di Design in questo bellissimo parco dove rappresentiamo la Repubblica di San Marino come protezione civile con la quale collaboriamo.
abbiamo portato diversi cani da soccorso e cani da RD, da Rescue Man, informazione e operativi, perché tra i vari attività che facciamo abbiamo anche questa attività nuova di formazione per cani da rilevamento tracce ematiche e Rescue Man. A breve faremo anche noi le nostre piccole esibizioni, sia superficie che ricerca HRD. E questa è la dimostrazione che riguarda la ricerca di tracce ematiche e resti umani proposta dalla Detection Dogs Ticino in collaborazione con i Pompieri Senza Frontiere di San Marino, un progetto, per chi l'ha sentito prima, che stiamo portando avanti dopo aver ricevuto il nulla osta delle autorità di San Marino sull'utilizzo dei resti umani nella Repubblica, cosa che in Italia non si può fare o non è ammessa, insomma. E allora tutti i volontari, ci sono volontari da San Marino, ci sono volontari italiani, la formazione si svolge a San Marino e quello che vi facciamo vedere stasera sono alcuni cani in formazione. Tutti i cani sono cani che stanno imparando questo mestiere, dunque la ricerca di tracce ematiche e resti umani. Quello che vogliamo darvi come idea è che tracciato, che percorso fanno questi cani. Per qualsiasi cane che cerca delle sostanze, e i resti umani sono delle sostanze, la prima cosa che devono fare è imparare a conoscere l'odore che dovranno cercare. L'odore si cerca all'interno di scatole, che si chiamano in inglese scent box, scatole dell'odore. In questo caso abbiamo un cane veramente alle prime armi, dunque l'istruttore, l'istruttrice collabora assieme per rinforzare quando il cane mostra interesse sull'odore che dovrà imparare a segnalare. Queste scatole, una di queste scatole contiene quell'odore e le altre sono vuote, cioè il cane sta veramente imparando a riconoscere quell'odore lì, non ci sono ancora distrazioni che invece ci saranno in futuro. Prego.